Pallone profondissimo per Nzola che si avventa sulla sfera. Okoli lo difende. Sfera che resta in campo, recuperata ancora da Nzola. Va a calciare col mancino, ma Turati dice no all'attaccante della Fiorentina al quarto minuto di gioco. Si propone ancora Nico Gonzalez, a rimorchio arriva Parisi, va Nico con il mancino dalla distanza. Minuto con l'argentino. Duncan spalla alla porta, il pallone ottimo per Biraghi che va col mancino, un assist per Nzola, sfila la sfera, ci arriva Nico Gonzalez, il sinistro dell'argentino, il Frosinone si salva al diciottesimo. Bonaventura, quasi un no look per Parisi, va col mancino Parisi! Incredibile! Allo Stirpe la Fiorentina gioca a calcio e lo fa con qualità. Va Biro a calciare sul secondo palo, salito come sempre Nico Gonzalez, il tocco di testa dentro interessantissimo e poi Duncan, può essere la sua mattonella, cerca un'idea, prova l'affondo, il colpo di testa di Nico Gonzalez, ancora Nico in gol al 19esimo, Fiorentina in vantaggio allo Stirpe. 18:50 sul cronometro, ancora una azione continuata, insistita. Profondità per Nzola, il tocco dentro per Bonaventura, poi Nzola con il sinistro e il Frosinone riesce a frenare ancora questa azione della Fiorentina. Parte Nico, se ne va, e Milenkovic a calciare con il destro e poi Turati la mette fuori e tiene ancora la gara sull'1-0 al 65esimo. L'ex viola che va a puntare Milenkovic, il cross teso dentro e il Frosinone trova il gol del pareggio con Sule. Lo stop, esce Oyono su di lui, cerca il fondo Parisi, il cross è ottimo, di testa salta Barak e Turati è posizionato bene tra i pali e arriva infatti il triplice fischio, finisce 1-1 allo Stirpe tra Frosinone e Fiorentina.